Siamo a Roussillon, Sentiero delle Ocre. È pazzesco, è il più turistico, quindi magari lo conoscerete già, però oggi pomeriggio andiamo a vedere il Colorado provenzale, che si chiama così perché richiama tanto il Colorado in America. Comunque adesso godiamoci anche questo percorso che è vero, è più battuto e più turistico, ma è bellissimo. Lascia senza parole. Questo qui è Roussillon, il piccolo borgo arroccato. Abbiamo appena fatto il sentiero delle Ocre, che è veramente a due passi. E la particolarità di questo posto è che gli abitanti sono obbligati, come vedete, a fare le case con le pareti rosse. È una cosa caratteristica. Il bello è che possono scegliere la tonalità di rosso, cioè il bello. Gli hanno concesso di scegliere la tonalità di rosso che preferiscono. Adesso andiamo un po' a esplorare i vicoli. Siamo nel Colorado provenzale, si paga soltanto il parcheggio, vabbè, ma ne vale assolutamente la pena. Poi tutte le informazioni tecniche le troverete nel mio blog. Adesso vi faccio qualche ripresa del posto in cui mi trovo perché lo vedete com'è, è allucinante. È molto più bello del Sentiero delle Ocre a Roussillon, secondo me, secondo la Franci no. Adesso vi faccio vedere, voi vi fate un'idea e mi fate sapere nei commenti quello che avete preferito. Che vi sia piaciuto il Colorado provenzale perché a me ha lasciato tantissimo. Il Sentiero delle Ocre è bello, però è piccolino. Qui ci si No, non perde tra è bello. uno sperone di roccia e l'altro. E siccome questo è un viaggio nei colori, come vi ho già detto probabilmente sui vari social, sto testando anche l'effetto che hanno su di me. Ieri ero nel Verdon, il verde, vabbè, il verde lo vedo spesso nei miei laghetti alpini, eccetera. Qui era il rosso, il giallo, i colori caldi, no? Mi hanno lasciato un senso di pace, felicità e euforia che
Mamma mia, non dimenticherò mai. Quindi ha un effetto assolutamente benefico su di me, il colore caldo. Nel prossimo video avremo il Oddio. bianco, che è la somma di tutti i colori, come suggerisce Francesca. Era imprevisto, nel senso che abbiamo scoperto qui che c'è un paesino tutto bianco e poi c'è anche un ponte romano, un antico da andare a visitare, un acquedotto da andare a visitare, molto carino. La sera poi ci stanzieremo in un altro posto che vedremo in un altro video con un altro colore e via su questa linea. Seguitemi se vi va, fatemi sapere cosa ne pensate se vi va e soprattutto qual è il vostro colore preferito. Ciao! Manco alla radio si fanno ste domande. La Francesca ce l'ha con me, dice che non sono spontanea. No, sei molto uno speaker della radio a fare queste domande del tipo cosa avete mangiato Mi stamattina? sta Qual è il tuo colore sgridando, mi sta preferito? sgridando. Si sa che i colori caldi mi piacciono, come si vede dai capelli che ho Toglio il tinto cappello. recentemente. No, perché Anche se sono sei tutta sudato. sudata.